giovani. Anche perché le statistiche raccontano che poi a subire i maggiori danni da incidenti sono proprio loro. Voi fate tante campagne anche di sensibilizzazione, allora cosa si sentirebbe di magari dire ai nostri giovani, ai ragazzi che ci stanno ascoltando, che stanno per mettersi alla guida di qualsiasi veicolo, macchina, moto, motorino, certo, scooter? E come dicevo prima, i giovani hanno appunto un tributo molto elevato in termini di vite sulla strada e spesso questo per una bravata. Quindi ecco, dire che è bello ed è importante divertirsi, però bisogna farlo in modo sicuro, magari adottando l'abitudine che è praticata nei paesi anglosassoni dopo una serata in discoteca di lasciar guidare chi non ha bevuto tra il gruppo di amici. E comunque ecco, un'altra cosa importante è che spesso il giovane, diciamo, ha una scarsa tendenza all'osservanza delle norme, fondamentalmente per due dinamiche. Uno, perché c'è il timore di essere preso in giro nell'ambito del gruppo, e questo è molto forte, e poi perché c'è anche la tendenza a voler dimostrare delle proprie capacità, lo sprezzo del pericolo, che forse è anche più pericoloso, una perché sfida nel giovane la percezione del rischio è molto bassa. Per cui ecco, il consiglio è questo: intanto non è sulla strada che si dimostra quello che si è o quello che si vale, e poi se invece il rispetto delle norme è segno di intelligenza e maturità. Grazie dottoressa, buon lavoro. Dai un passaggio alla sicurezza, è lo slogan della vostra campagna, l'abbiamo visto, buon lavoro. Grazie.